Bene raga e bentornati qua sul canale di Bobbeno. Come vedete dalle mie spalle siamo su Street Fighter, l'Anniversary Collection. Hadouken, Soryuken, Sideswipe Hadouken. E beh, ormai li conosco a memoria. Sono più vecchio di Street Fighter, comunque siamo qua. Sì, in questa Anniversary Edition ci sono tutti gli episodi di Street Fighter. Hadouken! Sì, come vedete qua abbiamo il primo Street Fighter, le varie versioni di Street Fighter 2, compresa la Super. Poi abbiamo la versione più anime Street Fighter Alpha, per concludere poi con il terzo capitolo della serie, i vari Street Fighter 3. Ovviamente è il non plus ultra della serie di Street Fighter. Diciamo che è quasi il top del picchiaduro 2D. Ah, mancano i veri veri versus tipo X-Men vs Street Fighter, SNK vs Street Fighter. È vero, sì, solo che non ci possiamo lamentare, ci sono praticamente tutti. Avrebbero potuto inserire anche Marvel vs Capcom 2, che secondo me è ancora forse il migliore picchiaduro 2D in circolazione a tutt'oggi. Però ragazzi, ci sono tutti. E niente, iniziamo i gameplay! Hadouken! E bella raga, come vedete qua sono nel menu principale di questa Anniversary Collection, menu molto semplice come potete vedere, opzioni che sono neanche lì a guardare, la modalità museo dove ci sono un sacco di cose interessanti, cose fiche, abbiamo la storia dei vari Street Fighter, i personaggi, ci sono un sacco di artbook, descrizioni in tutto e per tutto, ci sono anche tutte le varie musiche dei vari Street Fighter. Ovviamente io vi vado a far sentire quella che è storica, quella di Guile nello stage di Street Fighter 2, sì, indimenticabile. Bene, detto questo, oltre alle musiche ci sono poi tanti artbook, storie, insomma, nella modalità museo troverete tutte le informazioni per i veri appassionati, poi l'online, dove abbiamo arcade online e partita classificata. Ovviamente nella modalità online abbiamo i giochi più giocati e più duri, abbiamo Street Fighter 2 in versione Hyper Fighting, Super Street Fighter 2 in versione Turbo, Street Fighter Alpha 3 e quello che è il canto del cigno della serie Street Fighter 3, l'edizione Third Strike, l'ultimo canto del cigno della serie Street Fighter. E io adesso vi farò vedere la modalità offline, un match per le modalità, per i giochi simbolo della serie. Ovviamente poi nell'offline abbiamo anche allenamento contro un amico e l'arcade. Sì, allora ci buttiamo subito in Street Fighter, il primo episodio. Mi sono dimenticato di dirvi che tra le varie opzioni c'è anche l'opzione di visualizzazione, schermo originale molto rimpicciolito, schermo intero un pochino più grosso, esteso come lo utilizzerò io per questo gameplay. Poi abbiamo i vari filtri, il filtro TV che vedete molto con le scalettature della TV, arcade che era quello del cabinato e non attivo che rende la grafica molto pixelosa. Io utilizzo l'arcade perché diciamo che paga molto l'occhio, non fa vedere le scanalature pischellose e quant'altro. Comunque buttiamoci subito in questo one player, country select, scegliamo USA, un solo personaggio selezionabile mi sembra Ryu per il momento e niente, andiamo avanti. Un grande Soryuken devo dire. Però c'era anche un Tasvasto Duke. Comunque, niente, questo primo gameplay è andato e passiamo subito all'episodio successivo perché veramente le meccaniche di questo sono abbastanza ferme. E ci buttiamo su Street Fighter 2, la versione Hyper Fighting, quella che è il top della serie. Guardate questo mitico intro che è passato alla storia, free play. Eh sì, una volta per giocarlo in sala giochi ci volevano delle vagonate di 200 lire o anche di 500 lire. Eppure chi vinceva e chi dominava questo gioco godeva della stima e del rispetto di tutti i compagni. Yuga Flame, Dashi, è abbastanza alquanto insidioso.
Dai, dai, comunque notiamo già il netto miglioramento rispetto all'altro. Mi ha fatto arrosto, eh. Rispetto al primo Street Fighter c'è già un netto miglioramento, sia della grafica, e siamo già a un'altra generazione che era cambiata la scheda grafica in... La scheda grafica nei cabinati e meccaniche di gioco, vabbè, qui siamo allo stato dell'arte, ragazzi. Hadouken! Dai, vai sto Hadouken! Aia! Mi sta mettendo alle strette, Dashim, eh? Aia, Yoga Flame! Hadouken, becchiati questo! Oh! E io ti lancio una duke. To! No! Shoryuken! Hadouken! Vittorioso su questo Street Fighter 2 Hyper Fighting. E adesso passiamo al canto del cigno per la serie Street Fighter 2, la versione Super Turbo. Come vedete, altro grandioso intro, passato un po' meno alla storia dell'altro, ma comunque sempre un grandioso intro. Già qui il roster dei personaggi era diventato molto più grande e niente, io proverò un personaggio a me abbastanza tanto ostico. Proviamo un Mr. Bison, finalmente selezionabile. Qui rispetto al primo Street Fighter siamo veramente ad altri livelli, Bison. Poi ovviamente non lo vedete dietro di me perché io lo sto coprendo. E la sto coprendo, ma c'è anche la barra degli attacchi speciali. Oh, Onda, no, non farmi brutti scherzi in questo bagno. Cavolo, per farvi vedere la barra energetica, Onda mi ha fregato. Oh! Oh, ma Onda le para tutte? No, eh? Oh, chiappati questo! E prenditi anche questo. No! No! Mi ha fatto la combo e vai! Sì, siamo in parità! Comunque... Ho disattivato le scanline, infatti vedete che è notevolmente... Cioè, insomma, paga molto meno l'occhio la grafica. Ah, vabbè, sono stato fregato da Onda. Comunque questo Super Street Fighter Hyper 2 Turbo, come cavolo è, è abbastanza arcigno e notevoli le animazioni grafiche del volto. Ehi, 7C5, via 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 via, skippiamo subito. Ora andiamo a quello che è la mia serie preferita, la serie Alpha. Ovviamente la mia preferita perché è quella che si avvicina di più a Marvel vs. Capcom. Ed eccoci qua su Street Fighter Alpha 3, gioco che io amo particolarmente sia per la sua grafica molto stile anime, ma anche e soprattutto perché ricorda molto Marvel vs. Capcom 2, episodio che io porto qua e che da solo potrebbe vantare il pregio di essere inserito in una anthology. Ok, vediamo Adon, giusto? Yeah! Già vediamo la serie Street Fighter Alpha, notevole passo in avanti. Vediamo che ci sono barre di potenziamento a triplo livello, velocità. Sì, insomma, siamo agli stessi livelli, però c'è una maggiore presenza di combo e di possibilità. Infatti è uno degli episodi, questo Street Fighter Alpha 3, che io avevo giocato su Saturn. A dire la verità, avevo giocato il primo
perché il terzo ci voleva, oltre a volersi la scheda di memoria da 32 mega di espansione, se non ricordo male, o 4 mega, attenzione, 4 mega di espansione di memoria. Il terzo episodio della serie Alpha mi sembra che sia uscito solo era uscito solo in Giappone. Io mi giocavo solo il primo Street Fighter Alpha e gongolavo pensando di poter giocare a Alpha 3, che su Saturn non sono mai riuscito a giocarlo, maledizione. Infatti lo giocherò qui e devo dire che mi piace un sacco, anche perché ricorda molto Marvel vs Capcom. Hadouken! Hai smesso Duken! To Duken! Yeah! Eh sì, maggio 1999, serie Jam 3, il canto del cigno della serie Street Fighter. Escluso, vabbè, Marvel vs Capcom 3. Street Fighter 3, Third Strike, via! Vabbè, qui mancava l'intro. Ebbene sì, qui mancava l'intro leggendaria del secondo episodio, ma qua siamo su altissimi livelli da sala giochi. Qui direi che potrei provare, anzi no, tengo un Ryu così ve lo sorbite in tutte le evoluzioni durante la serie, un Shinjuku Ryu che direi che va bene. Yuno Makoto, dai, andiamo contro Yun direttamente da Hong Kong. Speriamo che sia abbastanza fortunosa la mia vittoria. Come vedete qua il character design dei personaggi notevolmente cambiato dalla serie Street Fighter 2 e anche dall'Alpha. Iniziano già a essere deforme dei personaggi con arti molto grossi, molto grandi, scusate. Un po', tra parentesi, quello che poi è stato... Hadouken, yeah! Stavo dicendo, vedete gli arti che iniziano a essere già molto deformed, un po' diciamo che ha spianato la strada a quelli che poi sono stati i vari Street Fighter 4 e Street Fighter 5, dove gli arti sono veramente enormi e si è andato su uno stile molto deforme del personaggio. Comunque detto questo, ci manca anche un'altra serie in questo Street Fighter Anthology. La serie Pocket Fighter e la cos'è, Puzzle Fighter, veramente bella. Hadouken! Poi come vedete i suoni sono cambiati, quello lì è un Shoryuken. Non era un Shoryuken. Hai sbasto Duken! Sbasto Duken era quasi... Hadouken! Anche i campionamenti audio sono molto più piatti. E bella raga, è stato un piacere farvi compagnia in questo gameplay. Sì, forse più che un gameplay è stato una scoperta di questa antologia, anzi collection di Street Fighter. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo gameplay e prossimamente ci sarà anche una challenge su questo canale. Provate a scrivere qua sotto nei commenti secondo voi cosa potrebbe essere. Vi dico già subito che non è una pizza challenge. Pizza challenge la farò sicuramente più avanti. È stata una challenge molto molto dura. Detto questo, ci vediamo al prossimo gameplay.